alla fine, cosa succede se cambiamo? E invece che stamparlo in PLA, il nostro Wolf lo stampiamo in LV-PLA. Ok, facciamo la prova bilancia. Questo, la differenza è chiaramente notevole. Abbiamo 812 grammi per la versione stampata in PLA e appena 507 grammi per la versione stampata in LV-PLA. Una differenza del 30%, che è tantissimo, e non è ottenuta solamente dal diverso materiale, ma anche dal fatto che abbiamo potuto utilizzare meno batteria. Questa è da 600, mentre sull'altro, su quello in PLA, è da 1500. Meno regolatore, 14 ampere contro 20 ampere, e quindi il peso è sceso di nuovo. Soprattutto meno motore, perché ne serve ovviamente di meno per un aeromodello più leggero. E quindi che cosa ci aspettiamo? Che uno voli meglio dell'altro? Questo non è affatto detto, però mi aspetto che abbiano delle personalità molto diverse, che quello in LV-PLA sia più adatto alla pianura, sia più lento, possa prendere meglio le termiche deboli che si sviluppano in pianura, mentre invece quello in PLA, che è più pesante, molto più veloce, è più caricato, è più adatto al pendio e ha un volo un po' da outliner. Oh, ma te l'ho già detto di mettermi un mi piace? Dai, non ci vuole niente, lo faccio io per te, guarda, clic, mi piace, grazie. Mentre invece mi aspetto un comportamento molto più da park flyer da quello stampato in PLA leggero. Insomma, tutta questa è teoria. E adesso non dobbiamo far altro che andare al campo e vedere se è vero. Il decollo è assolutamente semplice. Il volo è tranquillo, lento, proprio da park flyer. Sente molto il vento, ma riesce anche a sfruttare le termiche più leggere. E l'atterraggio non dà nessuna sorpresa. Muso contro vento, un goccio di cabra e si posa leggero come una foglia. Il gemello diverso in PLA è tutta un'altra cosa. Il decollo richiede una certa decisione per prendere la velocità giusta. Le salite sotto motore sono decise e ripide e la planata è veloce anche a motore spento. È molto meno sensibile al vento. E l'atterraggio richiede spazi ampi e un poco di attenzione, specie se c'è qualcuno sulla pista. Perfetto. Alla fine, Masali, vieni al sodo. Quale vola meglio? PLA o LV-PLA? Purtroppo non c'è un vincitore. Anzi, è incredibile come dallo stesso progetto, tra l'altro gratuito, siamo riusciti a ottenere due aeromodelli completamente diversi. LV-PLA, più tranquillo, più pastoso, più piacevole nelle calde giornate estive quando si formano delle belle termiche che ce lo portano in aria. PLA è più adrenalinico, più potente, più veloce, più adatto alle giornate un po' ventose, magari addirittura portandolo in pendio ci darebbe delle grandissime soddisfazioni. Quale preferisco io? Non lo so. Ci ho fatto troppi pochi voli. Dovrò volarci molto, molto più a lungo per decidere. Intanto me li tengo tutti e due. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!